Capire che il DNA si trovava all'interno del nucleo della cellula e che era responsabile della trasmissione dei caratteri dai genitori ai figli aveva richiesto centinaia di anni e lo sforzo di numerosissimi scienziati. Vedere fenotipicamente i caratteri era molto semplice perché bastava guardarsi intorno e grazie alla formulazione delle leggi di Mendel e alla scoperta della struttura del DNA molti ricercatori hanno letteralmente iniziato a migliorare il processo di miglioramento genetico. Migliorare il miglioramento. Ma la sfida più importante era capire come osservare le differenze del DNA, ovvero la famosa variabilità genotipica, i polimorfismi, che fino a quel momento erano rimasti un grande mistero. È lecito credere che a riuscirci potrebbe essere stato un esperto di biologia molecolare, ma un genio microscopista, non è un veggente di laboratorio, nemmeno. A scoprirlo fu un ricercatore americano sotto l'effetto dell'LSD. L'invenzione si chiama PCR e il suo nome è Kerry Mullin. A Kerry Mullin piacevano le donne e poi niente, l'alcol, il fumo, le droghe leggere e anche quelle pesanti. Oggi daremo un esempio di scienza decisamente discutibile. Kerry Mullin nasce nel 1944 nella città di Lanier, nel North Carolina, e da sempre è stato un grande appassionato di chimica. È uno di quei ragazzini che non riesce a stare lontano dai guai e trascorre gran parte del suo tempo libero a costruire razzi e miscele esplosive. Sua madre è letteralmente disperata e alla fine cede alla volontà del figlio e gli mette a disposizione un piccolo sgabuzzino lontano da casa dove lui possa condurre in tutta tranquillità i suoi esperimenti, almeno lontano dai guai e dalle case dei suoi vicini. Questo talento innato nei confronti della scienza però si trasforma nel 1966 in una laurea in chimica e successivamente nel 1972 in un dottorato di ricerca conseguito all'Università della Berkeley, dove si è occupato principalmente della sintesi proteica. L'aspetto più divertente della sua storia è che nonostante il suo talento sia riconosciuto da tutti, Kerry Mullin sfida i suoi colleghi su territori che sono totalmente inesplorati dal punto di vista scientifico. Ad esempio, cerca di applicare il metodo scientifico all'astrologia. Inoltre afferma anche di aver incontrato gli alieni, che non sono i classici omini grigi a cui ci ha abituato Hollywood, ma lui stesso afferma che si tratta di una specie di essere a forma di procione luminoso. Tra l'altro anche piuttosto educati, perché secondo la sua versione dei fatti l'avrebbero salutato con un cordiale "Buonasera, dottore". Non sappiamo se il pozzone luminoso l'abbia visto prima o dopo l'assunzione dell'LSD, ma ho qualche sospetto. E Dulcis in fundo sostiene che sotto effetto dell'LSD lui sia in grado di comunicare telepaticamente col suo assistente di laboratorio. Insomma, qualcuno lo odia, qualcuno lo ama, ma la sua eccentricità è così insolita che gli si crea intorno quella tipica bolla delle persone che sono troppo lontane dal senso comune. Dopo il dottorato viene assunto dalla Cetus, che nei primi anni 80 si definisce un'azienda chimica, perché le biotecnologie vere e proprie non esistevano ancora. Durante quel periodo si occupa dell'analisi di una mutazione genetica che prova l'anemia falciforme nei bambini, un progetto che non ha nulla a che vedere con la sua futura invenzione, che a suo dire è avvenuta in modo del tutto casuale. Non avere tanto DNA a disposizione era un vero problema per il mio lavoro, disse lo stesso Mullis, perché i genitori dei bimbi su cui si sarebbe dovuto fare il test dovevano aspettare un sacco di tempo prima di avere le risposte. Almeno se non avessimo trovato un modo per moltiplicare il DNA. Ma facciamo un passo indietro. Tecniche vagamente simili alla PCR esistevano già all'epoca. Per capirci meglio, vi posso dire che la reazione funzionava anche prima, ma era molto inefficiente e richiedeva tantissimo tempo per produrre
poche molecole di DNA. Per i dettagli vi rimando alla 10ª puntata dedicata al miglioramento genetico. Ed è a questo punto che Carey Mullins ha un'illuminazione? Non esattamente. Un lampo di genio. Dipende dai punti di vista. In risposta a un'intervista per il documentario della BBC, Psychedelic Science, dichiarò: cosa sarebbe successo se non avessi mai assunto dell'LSD? Avrei inventato la PCR ugualmente? Non lo so, ne dubito. Anzi, ho dei seri dubbi. E questo non lo dico io, ma lo racconta lui stesso nel suo libro Ballando nudi nel campo della mente, che già il titolo è tutto un programma. In quegli anni, negli Stati Uniti, l'LSD e altre sostanze psicotrope erano legali. Lui stesso dichiarò che fu proprio sua madre ad introdurlo nel mondo delle sostanze stupefacenti, fin da bambino. Infatti, il piccolo Carey era solito prendere barbiturici e paregorico prima di andare a dormire. All'epoca, sostanze legalissime e di cui solo oggi conosciamo gli effetti collaterali sul sistema nervoso centrale. Oltre all'LSD, Carey Mullin faceva anche uso di altre sostanze stupefacenti, che sintetizzava lui stesso nel suo laboratorio. E la cosa più incredibile è che lui l'ha sempre ammesso con una sincerità disarmante. Un venerdì sera del 1983, mentre guidava verso la contea di Medoncino per un weekend di riposo, d'un tratto capisce che può ottenere una quantità strabiliante di un piccolo pezzetto di DNA tramite una reazione biochimica che lui stesso definisce semplice e banale, e per la quale tutti gli ingredienti sono già disponibili da anni nei laboratori. Bastava aggiungere alla reazione non una sola sequenza di primer, ma due. Fine. Sarebbe bastato così poco per trasformare la reazione da lineare a esponenziale e creare così migliaia e migliaia di coppie di un piccolo pezzetto di DNA nel giro di pochissime ore. Era tutto così banale che non riuscivo a credere che nessuno lo avesse già pensato e fatto prima, racconta Mullis. A Medoncino non avevo il telefono. Il lunedì mattina mi precipitai in biblioteca, prestissimo, al mattino. Scoprì che nessuno aveva mai amplificato il DNA. Né la cosa, per la verità, parve interessare granché i miei colleghi. Ci è voluto tempo prima che fosse intuita la portata della scoperta. Perfino Nature e Science, le riviste scientifiche più importanti, rifiutarono il mio primo articolo sulla PCR, dicendomi che poteva essere solo utile per una ristretta cerchia di specialisti. E a questo punto della storia entrano in gioco i soldi e la faccenda si complica. Perché nonostante la comunità scientifica sembri non aver apprezzato l'invenzione della PCR, che serve comunque ad osservare la variabilità genotipica in modo chiaro ed efficiente, qualcun altro sembra aver invece compreso le potenzialità di questa tecnica. Quando Carey Mullis vede che la Cetus, l'azienda per cui sta lavorando, non comprende l'eleganza e l'importanza della sua invenzione, decide di abbandonare la società nel 1986, in un momento in cui non era stato stabilito alcun valore commerciale per la PCR. Sebbene Carey Mullis sia il padre di questa rivoluzionaria tecnica, tutte le sue scoperte appartengono per legge alla ditta per cui lui lavora, la stessa che nel 1991, 5 anni dopo, vende il brevetto per la PCR alla multinazionale Roche per 300 milioni di euro, senza riconoscere al ricercatore nemmeno un centesimo. Il dottor Levinson della Cetus gli disse: «Ogni invenzione che fai è proprietà dell'azienda, questo è l'accordo». Alla fine, l'idea di Carey Mullis viene comunque riconosciuta dalla comunità scientifica, che gli conferisce nel 1993 il premio Nobel per la chimica. Negli anni successivi, la PCR e le sue varianti consentirono lo sviluppo delle biotecnologie, il sequenziamento del DNA, la comprensione del codice genetico, l'identificazione dei geni e della loro espressione. Un'invenzione unica che ha permesso di comprendere un significato più profondo del codice della vita e che ha aperto le porte alle biotecnologie, rivoluzionando la ricerca da quella medica a quella microbiologica, animale e vegetale.
Cary Mullis rimane uno degli scienziati più brillanti e rivoluzionari del Novecento, perché le sue scoperte hanno cambiato radicalmente e per sempre il panorama della genetica. Lo scienziato è mancato nel 2019, lasciandoci però come eredità la PCR, una delle invenzioni più rivoluzionarie in ambito genetico di tutti i tempi. Grazie per averci seguito fino a questo punto e per continuare a seguire Max Relativo. Mi scuso con tutti voi e in primis anche con questo grande scienziato, perché non conosco bene la pronuncia del suo cognome, quindi credo di averlo chiamato Mullin, Mullis, Mullin, Mullins, ma credo che si scriva Mullis e si pronunci Mullis. In ogni caso, ho sempre parlato di lui. Se il video è stato di vostro gradimento, vi invito a cliccare un bel pollice in su, a condividere il video con i vostri amici e a iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi video. Per tutti gli altri aggiornamenti vi ricordo i nostri social, che sono Facebook, Instagram, Reddit e Twitter. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!